Allora, intanto, professor Becchi, visto che lei deve andare via prima, le faccio ascoltare l'economista Mario Seminari e voglio una risposta sua su quello che dice. Sentiamo Francesca Nava, l'ha intervistato. Credo che ora Grillo e i suoi parlamentari dovranno dire molto chiaramente cosa vogliono fare da grandi e devono dire effettivamente quale modello di politica economica hanno per il paese. L'utopia è una cosa che può uccidere. Mario Seminerio è un blogger, ma soprattutto è un economista non allineato con la cura montiana a base di tasse. E anche verso i grillini muove una critica ben precisa. C'è da dire che la gioventù di queste persone è sicuramente una risorsa, però può essere anche un rischio nella misura in cui li porta ad avere uno scarso contatto con la realtà economica. Quindi alcune proposte sono fortemente utopistiche, per non dire velleitarie, quelle che proprio vanno nel cuore del cambiamento del tessuto della società. Per esempio il reddito di cittadinanza? Sì, io vedo estremamente difficile reperire risorse. Un reddito incondizionato, ad esempio per una durata di 3 anni, ad esempio per un importo come quello che è stato detto di 1000 euro, sarebbe un potentissimo disincentivo all'offerta di lavoro. Se questo determina la chiusura di molte aziende, perché c'è una soglia di non economicità nei costi, è evidente che noi perderemmo aziende, perdendo aziende perdiamo base imponibile, perdiamo gettito fiscale, perdiamo denaro che può essere utilizzato per pagare il reddito di cittadinanza. Il concetto di reddito di cittadinanza è molto suggestivo, astrattamente condivisibile, ma se lo si declina contro l'economia, il risveglio sarà durissimo. Financial Times, Wall Street Journal, Le Figaro, Le Monde. L'Italia antirigore allarma l'Europa. Da Atene a Roma i voti della collera. L'Italia ingovernabile sconvolge l'Europa. L'Italia fa un passo nell'ignoto. Spaventa l'antirigore perché in realtà potrebbe anche dare sbocco a delle situazioni di vera e propria rivolta fiscale o anche di caos sociale che chiaramente rischierebbero di sfuggire di mano. C'è una paura delle piazze? Sì. Sì, perché è chiaro che l'impoverimento determina poi un elevato rischio di moti di piazza. Però teoricamente un movimento come quello di Grillo, come lo è stato la Lega a suo tempo, canalizzano questa rabbia e la portano in Parlamento, quindi dovrebbero sedarla. Allora, la Lega 20 anni fa operava in un contesto in cui il paese non era così stressato e non era così impoverito. Oggi la situazione è molto diversa ed è anche molto più grave. Perché oggi ci troviamo con un paese che di fatto è al quarto o quinto anno di contesto recessivo. È un paese che più in generale è un quindicennio che comunque non cresce. La compagine che è uscita dalle urne dovrà capire che c'è una realtà sociale che è in forte e costante deterioramento. Il tessuto sociale di questo paese si sta sfilacciando. Questo è un paese che sta divorando se stesso, di fatto. Sta progressivamente ricorrendo e attingendo ai risparmi di una o più generazioni. Uno dei motivi per i quali non abbiamo ancora avuto la popolazione in piazza in maniera significativa deriva probabilmente dal fatto che stiamo effettivamente dando fondo ai risparmi. Professor Becchi? Sì, guardi, il mondo è bello anche perché ci possono essere interpretazioni della realtà completamente differenti. Siate realisti, chiedete l'impossibile, e questa è l'utopia. Certo, nel Movimento 5 Stelle c'è tanta utopia. Io credo che forse ne avevamo bisogno, è un'utopia concreta, non è un'utopia astratta. Sono nuove idee, nuovi programmi, certo, con un pensiero così vecchio come quello che è stato rappresentato precedentemente, dove il problema è bisogna continuare a produrre le stesse cose, per poi magari dopo 10 anni trovarci nella stessa situazione precedente con la crisi, ma l'importante è ricominciare a fare le stesse cose di prima. E allora sì, ma non ne usciamo. Io credo che ci siano molte idee nuove nel Movimento 5 Stelle. E poi bisogna stare dietro, come dice il Movimento 5 Stelle, credo, proprio nei confronti degli ultimi, di quelli che da questo ultimo anno di terrorismo esercitato dallo Stato, perché insomma lo Stato sociale è stato distrutto dal governo Monti precedente, il reddito di cittadinanza è il meno che si possa chiedere. E poi comunque, ripeto,
È il Parlamento che può fare un reddito di cittadinanza, non lo deve fare necessariamente un governo. Vogliono all'interno del Parlamento, a camere insediate, cominciare a lavorare? Lo possono fare, anche se il governo è dimissionario. Vogliono approvare il PD insieme al Movimento 5 Stelle il reddito cittadinanza? Può dire tutto quello che vuole l'economista che ha parlato prima. Se si diventa una legge dello Stato, però, diventa reddito però, di mi scusi, come esiste in tutti gli altri però, paesi professore, europei. Voglio farle un'obiezione, lei che è un giurista. Io capisco che si può andare avanti con questo governo Monti, che si può prolungare. Però, insomma, alla fine, che cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle? Ha accettato le regole di questa democrazia, si è presentata alle elezioni, ha accettato quello che dice la Costituzione. Certo. La Costituzione ci dice che ci sono le elezioni, si insedia un Parlamento, si forma un nuovo governo che riceve la fiducia. Se questa fiducia non si riesce a esprimere, si arriva a votare. Ma se, cioè, ma non se, è che possiamo inventarci l'escamotage dell'escamotage per trovare il modo di fare leggi. Ci sono delle regole che sono sempre state rispettate. Facciamolo anche questa volta. Il governo dimissionario resta in carica per gli affari correnti fino all'introduzione di un nuovo governo. Ma fare le grandi riforme non sono affari correnti, però, mi scusi. Ma cioè, le grandi riforme le faccia il Parlamento. Lo so, d'accordo. Il Parlamento le può fare le riforme. D'accordo, e allora teniamoci questo governo per i prossimi 10 anni, mi scusi professore però. No, per i prossimi 2 o 3 mesi. Il problema è fare tutte queste riforme in 2 o 3 mesi, ci sono i tempi. Jacopo Iacoboni, me la spieghi questa... Sì, arrivo De Micheli, spiegami solo rapidamente questo fatto, cioè come...